Lei è anche vicepresidente della Camera. Il presidente della Camera, insieme al presidente del Senato, ha detto che dal 14 dicembre si vota a oltranza per i giudici della Corte Costituzionale. Innanzitutto è una sconfitta del famoso Partito della Nazione il fatto che ancora non si sia trovato un accordo con PD e Forza Italia? Noi avevamo aperto al PD sui giudici della Corte Costituzionale tanto tempo fa e alla fine hanno voluto accordarsi con il partito di Berlusconi e in alcuni momenti anche con la Lega ci hanno provato pur di riuscire a togliere di mezzo noi. L'unica questione chiara è che la Camera ci costa 100.000 euro per ogni ora di funzionamento e questi signori stanno superando il limite, sono ormai giorni e giorni che si vota per una votazione che va deserta perché i profili non sono credibili. Tra di loro, nelle loro battaglie, non possono pensare di portare persone che sono ancora in Parlamento, le mettono nella Corte Costituzionale. Allora, quello che noi abbiamo detto è, la nostra condizione la conoscete, trasparenza, meritocrazia, votiamoli e togliamo di mezzo questo problema. Vicepresidente, ma voi pensate di votare Barbera in cambio di un voto del Partito Democratico per Modugno? Si era parlato di un veto sulle figure politiche, c'è cioè un'apertura però... Avevamo già espresso la nostra posizione su Barbera, quindi in questo momento noi abbiamo detto chiaramente, abbiamo Modugno, fateci dei nomi credibili, fateci dei nomi che abbiano un profilo e andiamo avanti. Per noi Barbera in ogni caso è stato troppo sbilanciato sulla questione anche dell'Italicum, delle riforme costituzionali. Noi dobbiamo mandare persone terze. Modugno noi non lo conosciamo neanche, non lo conoscevamo neanche, è una persona che si è distinta accademicamente, è sempre stata fuori dai partiti, Barbera è stato nei partiti per troppo tempo per pensare che sia super partes alla Corte Costituzionale. Ecco, a proposito di Italicum... Non ho capito, mi... Allora, entro il 2018 una buona parte dei parlamentari maturerà la pensione. Fino a che non maturano la pensione, da là non schiodano. Questa è l'unica questione che li tiene tutti insieme. E quando Renzi periodicamente lo vedete dichiarare la legislatura durerà fino al 2018, è praticamente la rassicurazione che sulla pensione non devono preoccuparsi. Poi ci sarà chi ambirà ad entrare in lista, chi non ambirà ad entrare in lista. Quindi la crisi di governo io per ora la vedo lontana, purtroppo, perché su queste cose, alla fine, come l'altra volta, avranno bisogno del Movimento 5 Stelle, dovranno cedere al criterio della meritocrazia e della trasparenza che gli imporremo, ma un modo lo trovano sempre per salvarsi. Questo è la Camera dei Deputati, la Camera che io rappresento, il terzo partito, il gruppo misto con 61 deputati, è detta legge e mantiene in piedi i governi quando vuole.